Per settimana sport siamo con Gianni Siri, vicepresidente del Mele. Allora Gianni, prima della partita sul nuovo campo tra Mele e Atletico Internazionale, parlami un pochettino di nuovo di questo nuovo campo, com'è? Niente, siamo riusciti dopo anni di sacrifici insieme al comune di avere il contributo per fare anche noi il campo sintetico. E niente, oggi è la prima partita, è un po' di settimane che facciamo allenamento su questo campo. E niente, speriamo sia una bella partita contro una bella squadra, anche se so che purtroppo hanno qualche defezione, però purtroppo ce l'hanno detto tardi e rinviarla era impossibile. E niente, speriamo sia una bella giornata di sport e niente, di divertimento per il pubblico, anche per noi dirigenti che facciamo tanti sacrifici. E voglio ringraziare il comune e tutta l'amministrazione per il lavoro svolto. E il presidente Ivar che ci ha seguito, la federazione e tutta la nostra società e dirigenti che pur essendo un po' che cerchiamo di portare avanti da tanti anni questa società e nel 2023 faremo il 40esimo. Beh, allora Gianni, campo nuovo, 2023 40esimo, diciamo dovrete puntare alla salita in prima. Quello è da vedere, l'importante è rimanere in seconda. Questo un anno mi sembra un po' di nuovo difficile con tutti questi ragazzi che non possono giocare e vari problemi, quindi un campionato che la nostra speranza è arrivare ai playoff almeno. E niente, per il resto quello che viene, se viene qualcosa più meglio. Ad ogni modo Gianni, ho visto un bellissimo campo, bello rispetto a quello di prima che era in terra battuta, dai, diciamo un gioiello. Sì, un bel campo e quando giocavo io in terra, quando pioveva era dura giocare, però vabbè, si divertono adesso i nostri ragazzi e anche i bambini che abbiamo iniziato con la scuola calcio. Speriamo che piano piano vengano tante ragazzine per far divertire anche loro. Vabbè Gianni, dai, i tempi cambiano rispetto a 50 anni fa, dai, con sto campo penso che anche noi avremmo giocato meglio. Dai. L'importante è che adesso si divertono i ragazzi che ci sono. E viva lo sport, viva il calcio, dai. Grazie Gianni e andiamo a seguirci la partita. Grazie, grazie a ciao. Voi mille. Ciao.